Wahegu, Giuber, ritorni da vostro Andrink 41 su questo nuovo gioco. Siamo su Pokémon Quest. Questo gioco è stato annunciato in concomitanza con Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee il 29 maggio. Eccomi, rotta per l'isola. Ah, ok. Veramente avrei anche il pad, ma giochiamo con i Joy-Con, dai. Eccomi, rotta per l'isola Cubetti, una piccola isola scoperta solo di recente. Bene, sto anche registrando con OBS per fare tutto quanto un video unico, quindi la qualità dovrebbe essere ottimale e devo solo aggiustare un pochino dopo gli schermi, ma ci penserò dopo il rendering. Pare che un tempo fosse la culla di un'antica civiltà, chissà quanti tesori nasconde ancora oggi. E io li scoverò tutti, è proprio questo lo scopo del mio viaggio. Ormai manca poco all'arrivo, non vedo l'ora di dare il via all'esplorazione. Iniziamo allora questa esplorazione. Per questo gioco poi hanno anche cancellato Pokémon Pixel, la Pixelmon. E era molto seguita la Pixelmon, non da me. E sinceramente della Pixelmon non me ne ha mai fregato nulla. Però per quanto ne so era molto seguita e se hanno cancellato la Pixelmon devono comunque aver dato un degno seguito per gli appassionati di quel gioco in particolare. Era praticamente Minecraft con i Pokémon. Un po' più complesso, però il succo era quello. Infatti sì, uno potrebbe scambiare Pokémon Quest per la Pixelmon, visto che i Pokémon sono cubettosi. Oddio. Piano? Ah? Il drone che ho portato per le ricerche si chiama Pokebee, fabbricato dalla Sylph Spa. Sembra avere qualcosa di strano. Che c'è, Pokebee? Tutto bene? Sì, beh, che suono però. Il suono irritante, fammi abbassare un pochino. Ecco qua. Niente da fare, mi toccherà riavviarlo. Sì, sta sparando parolacce a caso, insomma, dai. Oh, l'avevo completato, inserire il nome del proprietario usando massimo 10 caratteri. E quale nome vorrò mai mettere io? Il mio, no? Lo dico per chi magari non se lo ricorda, ma quando inizio un nuovo gioco Pokémon, o un gioco nuovo in generale, dove ti fa scegliere il nome, per la prima volta metto sempre il mio. Ciao Andrea, ecco pronte le notizie di oggi. In realtà, più che saprei le notizie, vorrei esplorare subito l'isola. Potresti farmi un quadro della situazione? Ricevuto, analisi in corso. Attendi. Non dispongo di altri relativi all'isola. Per poter procedere ho bisogno di una guida. Sarei io quella guida? No? Ah, un Pokémon! Oh! Già ho visto e già so chi prendere. Ho rilevato la presenza di Pokémon indigeni nei paraggi. Sicuramente conosceranno molto bene il territorio. Perché non cerchiamo di allearci con uno di loro? Ci potrebbe fare da guida. Ah sì, mi sembra un'ottima idea. Subito, voglio te, non tu, insomma. Charmander è un formidabile attaccante e riduce in cenere ogni cosa grazie al potere del fuoco. Vuoi scegliere lui? Ma certo! Certo che scelgo il mio tesorino. Charizard è il mio preferito. Ok, andiamo a Pokebee. Via all'esplorazione! I Pokémon si dirigono da soli verso i nemici per attaccarli. Ah, bene. Oddio, è un po' fastidioso il fatto di dover puntare con il puntatore, appunto. Dai, attacca! Grande! Fine ondata. Ah, ce n'era solo uno? Allora può essere che ce ne sono anche più di uno. Pokémon in arrivo. Tutti i Pokémon conoscono delle mosse. Tocca all'icona di una mossa per farlo usare al Pokémon. Bene, Turbo Fuoco. Attacca. Ah, c'è anche un tempo di ricarica? Ma e dai. Ah, grande. Però è forte Charmander, eh? Vabbè, tutorial. Se non vinciamo il tutorial, lasciamo perdere. Ah, sta scappando. No, Charizard. Esci, Charmander. Attacca in automatico dopo un tot di tempo, però il tempo che si ricarica Graffio o Turbo Fuoco, perché vengono usati, si consumano entrambi, non è una cosa... Rattata. Cos'ha questo Rattata? Ok. Strategia, fuga! Turbo Fuoco. Oh, vai, grande!
E vinciamo la prima battaglia così. Contro sembra quello che sembra un Pokémon dominante, mo. Sempre restando che questo non c'entra niente. Ok, abbiamo caricato metà di un cuore. Non so cosa sia. Ah, ok, attacco. Le pietre P sono degli strumenti importanti che rendono più forti i Pokémon a cui li assegni. Man mano che completi i livelli otterrai pietre P sempre più potenti. No, ok, quindi questa ce l'abbiamo già. Direi che per adesso può bastare. Interrompiamo l'esplorazione e cerchiamo un posto che ci serva da base. Sono molto perspicace io. Dai, su. Cosa c'è? Qui non è per niente male. Ho deciso, questo spiazzo sarà la nostra base. E questa è fatta. Ah, prima ho trovato una pietra molto strana. Chissà cosa servirà. Appena andrà a tirare fuori la pietra, Pokémon inizia a brillare. Equipaggio Pokémon con la pietra Pika ottenuto durante l'esplorazione. Quindi devo andare sul Pokémon, selezionare equipaggio, scommetto. Ah, eccolo. L'amuleto P è un misterioso talismano che i Pokémon dell'isola hanno con sé. Le pietre P inserite nello slot dell'amuleto P possono aumentare PS o l'attacco dei Pokémon. Ok, quello grande... Quindi non so se ce n'è uno più grande oppure man mano che li metti vanno a scalare. Toccando l'apposita icona è possibile dare a Pokémon la pietra stante che ne bloccherà, che ne blocca l'evoluzione. Non voglio dargli la pietra stante, perché dovrei dargliela? Deve evolversi in un maestoso Charizard. Sembra che Pokémon sia diventato più forte. Bene, diamo il via all'esplorazione. Ok, uno potrebbe dire, ma sì, può servire la pietra stante, magari non evolvendosi tiene certe mosse. E penso che Charmeleon forse impara lanciafiamme. Non ne sono sicuro, ma... Se andiamo tipo Pokémon Stadium, allora Charizard potrebbe avere attacco d'ala e turbofuoco e non lanciafiamme come Charmeleon. Però vediamo. Tocca l'icona di un'area nella mappa per iniziare l'esplorazione. Lo scopo del gioco è esplorare l'isola e trovare tesori nascosti. Iniziamo da qui, quindi, da questo punto. Bonus di tipo lotta. Ah, per forza questo dobbiamo fare, ok. Cerchiamo di completare questo mondo, allora. Vediamo quanto ci vuole. Quindi qui abbiamo Pokémon di tipo lotta. Ok. Ah no, ci danno solo un bonus lotta. Grande Charmander. Ok, la prima ondata è andata. Sì, vabbè, un gioco di parole che potevo risparmiarmi. Non l'ho fatto apposta, sia chiaro. Dai, attacca anche gli altri, bene. Aio. Vai, eccolo. E no, è scappato. Accidenti, non l'ho preso. Ok, dove andiamo? Pokémon in arrivo. Uno. Ah, si è solo uno. Oh, Graffio. Nuovi Pokémon in arrivo. Oh, yeah. Haha, grande. Ma altri? No, caricati Charmander. Non ti preoccupare, non ti fanno nulla. Non fa male, non fa male. Wow. Quello ce la fai con un attacco solo Tato? Grande Tato! Miau! Mangiati! Cioè, non l'ho toccato. Ma ti pare giusto? Ah, ecco! Grande! Bellissima combo! Bellissima combo turbofuoco. Combo nel senso di attacco consecutivo, non combo... Cioè, attacchi diversi, però... Ci siamo capiti, no? Sempre lo stesso attacco che turbofuoco in trappola, quindi insomma è una combo tipo. In questo gioco è una combo. Ok, abbiamo completato un cuore. Oh mio Dio, cos'è questo? Pietra potenza attacco più 62, danni da brutto colpo più 5,2. Quindi toglierei 62,2. E allora mi tengo questa. Le chiam... Idea, chiamiamo Pietra... Cosa? Abbiamo trovato degli ingredienti, possiamo usarli per cucinare. Possiamo attirare Pokémon preparando dei manicaretti. Vediamo allora, cuciniamo! La cucina è entrata anche nei videogiochi, che bello. Può attirare Pokémon nella tua base cucinando i loro piatti preferiti. Tocca l'icona degli ingredienti e metti dentro il pentolone. Una volta riempito il pentolone potrai iniziare a cucinare. E inizia. Vuoi cucinare questo? Certo, vediamo cosa esce fuori. Bisogna completare un certo numero di esplorazioni prima che il piatto sia pronto. Ma se usi degli strumenti speciali, i coupon PM, il piatto sarà pronto in un battibaleno.
Pay to win? Non proprio, ma col cavolo. Invia del tutto eccezionale, eccoti dei coupon PM in regalo. Usali e il piatto sarà pronto subito. No. Devo per forza usarli, dai. Ma col cavolo che ci spendo i soldi per comprarli. Voi siete scemi. Già non li spendo per Yo-Kai Watch, Pokémon ancora meno. Che poi in Pokémon alla fine se servono solo per cucinare un piatto più velocemente è proprio inutile. Almeno gli Yo-Kai Watch hai, oltre a spenderci soldi, hai anche delle ricompense, eh. Piatto credo ai Pokémon dell'isola Cubetti. Quanti Pokémon attireremo? Pidgey e Rattata? Sì, era un Pidgey e Rattata il suono. Beh. Rattata è diventato un alleato. Bene. E lui? Grande Pidgey. Ottimo, allora possiamo andare all'esplorazione. Siamo in tre ora, ottimo. Ah, devo metterli qui nel box amici. Sparring, che possiamo fare anche sparring, wow. Il pentolone vuoto prepara un altro piatto prima di riprendere l'esplorazione. Hai auto? Ok. Iniziamo. Sto pensando, forse potremmo attirare i Pokémon particolari in base a cosa mettiamo nel pentolone. Sicuramente. Però vabbè, per questo episodio, insomma, vediamo come va. Non è ancora finito, andiamo avanti. La potenza dei nemici, ok, ho capito. Andiamo qui allora. Siamo carichi, siamo forti, siamo potenti, coraggiosi, saldi, incrollabili. Pokémon in arrivo. Dov'è? Focale energia ti fa aumentare i brutti colpi, dai. Attaccate i miei prodi. Pola! Povero Weedle. Poveri Weedle. Non povero. Focale energia è quasi andato. Rattata, ti ricarico subito appena finisce. Anzi no, aspettiamo che arrivino i Pokémon. Ok. Ci accerchiate mai! Questo qui sicuramente funziona meglio col touchscreen, eh. Poi vedo se mi ci trovo bene a registrare col touchscreen, perché avrei... Potrei registrarlo col touchscreen, però non lo so. Non ne sono sicuro. Vai, dovrebbe essere super efficace contro Metapod, eppure non gli fa tanto. Vai, attaccalo. Grande, e Metapod è andato. Oh, ci hanno fatto un bel po' di danni, eh. Specialmente Charmander. Salgono di livello, Charmander a 4, gli altri a 3. Va bene. Ho capito, quindi ogni volta che sblocchiamo un punto possiamo aggiungere roba. Ottimo. Sai che puoi collegarti al negozio online in qualsiasi momento? Non ci tengo proprio. E invece devo farlo per forza. Vediamo un po'. Ok. Cioè, quindi ogni 22 ore abbiamo 50 coupon. Va bene. Obiettivi. Beh, se ci danno dei coupon gratis, è ottimo. Ah, e ci danno anche i coupon se completiamo delle richieste particolari. Ah. Beh, è ottimo allora. Andiamo a fare un altro livello, 7,50. Siamo 6,70 con la squadra di livello. Vabbè. Possiamo farcela, però non mi arrendo. Non sono un tipo che si dà per vinto ancora prima di provare. Ottimo, stiamo andando bene, dai, stiamo andando bene. Dove sono i nemici? Solo uno? Oh, nuovi Pokémon in arrivo, ok.
Vai, Rattata anche tu. Ah, eccoli qui. Vai! Fiamme che divampano! Divorate tutto ciò che vi ostacola! Oh, Growlithe! Oh, Graffio allora! Per te c'è raffica! Bestiale! Ottimo, ragazzi! No, scappa lui! Conosce la tecnica segreta della fuga della famiglia Joestar! Sveglio il piccoletto! Grande, ok, dai, dai. Graffio è andata, bene. Fine ondata, ce ne manca solo una, che è quella che sarebbe il boss a questo punto. No, scappa, scappa, scappa. Devi recuperare punti, scappa. Dai, ragazzi, dai che va bene, dai. Va bene, va bene, va bene. Sta andando bene. Dai, tac, grande. Ok, è stata un pochino più dura. Più dura di prima, però saliamo di livello, almeno al 5 Charmander e al 4 loro due. Vediamo un po'. Devo potenziarli più che altro loro due. Ce l'ho le cose per potenziarli, quindi devo farlo. Quindi Pokémon lottano in due modi diversi. Boh, non so. Fino a qui tutto bene. Man mano che ci addentriamo nell'isola, però incontreremo Pokémon selvatici sempre più forti. Bene cercare più pietre più alleati prima di andare avanti. Allora, Charmander posso aumentare i punti salute, no? Ecco qua! No, fatto! Andiamo un po' a vedere come... cose, che Pokémon sono stati attratti. Ok... Vediamo un po' chi attira. Uno Spiro... Zubat? Abra! Drowsy, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Ottimo, ottimo. Squadra, vediamo un po', sono a livello 1 sicuramente. No, 4, 6 Abra, che attacchi c'ha? Guarda un po' però, se io levo gli amuleti a loro. L'attacco di base cala. Mentre Abra ha un attacco di base alto senza amuleto. Ok, allora posso cambiare già Pokémon. Per quanto mi piacciono Rattata e Pidgey, mettiamo lui. Drowsy quanto ha di base? 90. Ah, però tanti punti salute. Il che potrebbe essere una buona cosa. Teniamo Rattata per il momento. Non andiamo troppo avanti. Quanto ha Rattata di punti salute? 79 contro 132. Abra invece ne ha 53 contro 165 punti di attacco. Con Pidgey ne abbiamo 104, no vabbè, sì, insomma, è un po'... Facendo sparring che facciamo? Ci alleniamo? Imparare mosse e ottenere punti esperienza. È necessario l'aiuto di altri Pokémon. I Pokémon che hanno fatto da supporto lasceranno la base. Allora, Charmander. Ah, Pokémon aiutante. Il Pokémon che voglio allenare è questo. I Pokémon aiutanti sono Pidgey e Drowsy. Non mi fido. Inizia. Iniziamo. Non arriva al livello 6, ma insomma si è potenziato un pochino, dai. Va bene, hanno lasciato la base due Pokémon. Non importa, non importa. Andiamo avanti. Dunque, potrei collegare un cuore qui, ma sto per aprire un altro coso G. Allora andiamo su Rattata. Dopo ci pensiamo. Gli diamo questo, dei brutti colpi. Perfetto, no, KO, ok, allora ok. Perfetto, potrei fare un'altra missione, mi sembra. Mi sa che si è ricaricato. Ah, posso farle, posso farle. 8,50, noi siamo 8,78. Beh, bonus di tipo lotta. Quindi col tipo lotta siamo più avvantaggiati. Va bene, va bene. Ah, bravo, sì, coraggio, ottimo. Proviamolo subito, va, appena possiamo. Ah no, però ci sono dei Pokémon qui che devono andare subito via. Oh, un attacco ad ampio raggio, in tre direzioni va. Aia Rattata, aia Rattata. Oh,
Oh, accidenti! Charmander, turbofuoco subito, Charmander! Bravo, Abra, bravo così! Rattata! Accidenti, amico! Ti stanno dando del filo da torcere, eh? Fammi scoprire una cosa, se vanno se un Pokémon va KO, lascia la squadra? Non dirmelo. No, eh. Oh, Baccastagno ho trovato. Cioè, era una ghianda, quindi no. Quindi no, non c'entra niente Baccastagna con la ghianda. Dai, grande. Turbofuoco è fenomenale per il momento. Wow! Amico! Ma davvero? Dai ragazzi, dai! No ragazzi, non ce la facciamo. Oddio, che succede qui? Che succede a questo? Non ce la so cliccarlo. Ah, si sta riprendendo. Abra! Abra! Oh, miracolo di Abra! Miracolo di Abra! Grande! E anche forse un punto lotto, cioè o meglio, un punto della salute. Wow, Abra! Sì, pietra vigore, ecco. Mamma mia, Abra, mamma mia. A stata prosperità. Tutti gli alleati fino a livello 5 riceveranno più PE esplorando l'isola. Oh. Oh, dopo essere stato sconfitto, il boss ha lasciato sul campo una statua che rappresenta i Pokémon. Sai dirmi qualcosa al riguardo? Il tratto della stata prosperità, uno dei simboli dell'isola. Raffigura di Rattata. Forse questi Pokémon simboleggiano la prosperità perché la loro specie continua a proliferare. Sono Pokémon topi, quindi. Abbiamo esplorato questa area in cima a fondo, provando subito a individuare un percorso verso l'area successiva. L'elaborazione dei dati potrebbe richiedere un po' di tempo. Nel frattempo faccio un'altra ricerca. Ho cercato informazioni sulla storia nel database. Pare che fosse costruito in un blocco chiamato l'Arena della Leggenda. Quindi esplorando quest'area riceveremo più punti esperienza. Gli alleati però fino al livello 5. Analisi conclusa. Ho rilevato un percorso verso nuove aree. Vediamo un po' gli obiettivi, se ho raggiunto qualcosa. Oh sì, prima prateria. Per far schiudere il fossile. Per far schiudere. Per riportare in vita il fossile. Da qui, ok, allora qui allora. Girati. Ottimo. Ho incontrato un Vulpix mentre esploravo, però andiamo a vedere cosa c'è, quali Pokémon sono stati attratti alla base grazie al piatto che ho cucinato. Un piatto raffinato dal gusto sopraffine. Magmar! Ti prego! Oh mio Dio, sì! Solo Magmar? Oh, solo Magmar. Oh, dai. Beh, Rattata. Il tuo dovere qui finisce. Cioè, guardate quanto attacco c'ha al 4. È già più... È molto più forte di Rattata. Porca miseria. Bene, Cugio. Allora, per questo video è tutto. Ho registrato per ben 40 minuti, quindi... Per un episodio penso che il materiale sia anche più che sufficiente. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo, come ho detto all'inizio del video, che questa serie non andrà a sostituire Inazuma Eleven Go Luce. Le caricherò insieme, una al mattino e una al pomeriggio. Quindi, io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye!